All'ex Manifattura Cornier, una bella mossa sul modellismo statico, settima edizione, un ritorno dopo un po' di pausa. Sì, dopo alcuni anni di stop siamo riusciti a organizzare il nostro evento con una nuova veste, con un nuovo titolo, Canavese Model 2023, sperando di poterlo fare tutti gli anni, non in passato che era biennale, quindi fare una cosa un po' più con una continuità maggiore. Quest'anno abbiamo ampliato anche agli amici dei Lego, i modellisti sono arrivati numerosi, non avevamo più tavoli, quindi abbiamo rischiato di mettere i modelli per terra, scherzo, però siamo contenti, il pubblico sta arrivando numeroso, una bella manifestazione, faticosa ma bella, siamo contenti. Anche perché è una passione, ci sono davvero modellini di tutti i tipi, di tutti i generi, ed è un impegno e un lavoro a realizzare. È un impegno, un lavoro no, perché una passione non è mai un lavoro, però un impegno sì, poi soprattutto organizzare eventi è impegnativo, però il modellismo in sé è una valvola di sfogo che consiglio a tutti, qualcosa di manuale che si sta un po' perdendo ultimamente. Quindi un appuntamento che ritorna e per cui il prossimo anno si può sperare che ritorni qui, itinerante o sempre a Cornier? No, sempre qui, ogni anno possibilmente nella stessa data, stessa location, magari con delle variazioni ma fondamentalmente uguale, per dare anche continuità anche agli amici che arrivano da fuori, dalle altre regioni. Quindi modellisti non solo canavesani ma anche di altre regioni? Certo, da Firenze, dalla Lombardia, in passato anche dal Veneto, cerchiamo di ampliarci sempre di più. Approfitto per ringraziare il sindaco Giovanna Cresto e l'amministrazione di Cornier per averci fornito questo splendido salone e supporto logistico, sperando di continuare con loro questa bella collaborazione. Un'innovazione di questa mostra, il modellismo con la stampante 3D, di cosa si tratta? Ma allora, qui abbiamo un esempio, sono delle stampanti che ci permettono, sulla base di alcuni disegni, stampare i nostri oggetti che ci interessano per il nostro hobby. È la nuova frontiera e ci sono varie tecnologie di stampanti, ecco. Ci permette di evitare di comprare kit già fatti e di sviluppare eventualmente quello che non c'è in commercio. Quindi spazio alla fantasia. Spazio alla fantasia, esatto. Il funzionamento della stampante è semplice. C'è un pannello LCD sotto, simile a quello dei cellulari, praticamente identico. L'unica cosa, la retroilluminazione è a ultravioletti. La resina che c'è all'interno, queste sono stampanti a resina, reagisce agli ultravioletti e indurisce la resina su quella roba. Ci vogliono pochi secondi. Il piatto che c'è qua va su e giù, sotto c'è un piccolo film, un pochettino molle, che quando sale su stacca e man mano il modello da sotto, che rimane attaccato qua al piatto, viene formato e si forma tutto completamente. Questo ci permette sostanzialmente di, qua si vedono tutti i supporti che servono a evitare che la struttura collassi su se stessa, una volta pulito il risultato finale rimane una cosa più organica e precisa. Io ormai il livello di precisione di queste stampanti permettono di essere usate a livello pistico in maniera molto particolare e già riuscendo a raggiungere ottimi risultati che una volta praticamente erano possibili solo con processi industriali. Logicamente anche la parte industriale è andata avanti su questo, dunque loro sono migliorati tanto, ma permettono di avere qualcosa in mano di personalizzato senza grossi problemi. Peraltro, imparando ad usare la parte di scultura 3D, non si perdono comunque le conoscenze accumulate prima, perché comunque la logica e la capacità che è stata accumulata può essere trasferita sul PC. Dallo scalpello sostanzialmente si passa all'uso del mouse, però il sistema in cui si usa è praticamente identico. Dunque si scolpisce dal PC si riporta qua. Il vantaggio è la possibilità di ricrearlo quante volte si vuole e poterlo scalare a diverse altezze senza grossi problemi. E dunque questo lo rende uno strumento ottimo per la stampa 3D. Ormai diventando anche, diciamo, molto gestibile e raggiungibile, in quanto ormai hanno un costo abbastanza contenuto, un po' più di una stampante normale, classica laser per i fogli.